Questo video parliamo di quello che è successo ieri a Trigoria come protagonista il padre di Gianluca Scamacca con la felpa del Sassuolo. Quindi capite bene che un po' il Sassuolo c'entra e quindi anche se è una notizia un po' trista, deluso, rabbia, mettetelo quello che volete, però visto che anche voi ho visto che lo volevate questo video, quindi lo faccio. Cosa è successo? Che il padre di Scamacca, con la felpa del Sassuolo, è andata a Trigoria con le giovanili della Roma che lo guardavano e lui che minacciava questi poveri ragazzi, e dopo ha incominciato a distruggere le macchine di dirigenza della Roma, sempre con la felpa del Sassuolo, ricordiamolo. Perché tutto questo? Io sinceramente non ho capito bene. Può essere perché comunque lui voleva che il prossimo anno giocasse, cioè no, lui, suo figlio giocasse in Europa, visto che ricordiamo che Scamacca è di proprietà del Sassuolo, ma in prestito al Genova. Quindi può anche essere per questo che almeno così spaventa e alla Roma. Perde contro lo Spezia, noi vinciamo, facciamo miracoli, vinciamo contro la Lazio e andiamo in conference. Può essere per questo, solo per avere un attimo di paura. Però se il padre è così, io mi farei due domande sul figlio, se devo essere sincero. Però c'è anche da dire che prima bisogna un attimo vedere com'è caratterialmente. Ovviamente la dirigenza Sassuolo e la dirigenza del Genova, secondo me, dovranno prendere dovranno un attimino parlare con il padre e dire: ma che cavolo hai fatto? È un po' questa la cosa, secondo me. È un attimo da prendere il padre, magari tutte e due le società, dare una multa a questo uomo, anche se io sinceramente che fa questi gesti non lo chiamerei manco uomo, però va bene. E poi vediamo come reagisce il figlio sul campo, perché poi bisogna anche vedere quello. Poi anche bisogna vedere il prossimo anno come caratterialmente Scamacca, perché io sinceramente non lo so di preciso, non seguo il Genova eccetera, quindi non lo so come se ogni intervento lui si incavola oppure eccetera. Quindi boh, se poi si vede che come il padre, io lo venderei subito, cioè quando potrei lo venderei subito. Però un attimo bisogna aspettare e vedere, più che altro noi tifosi del Sassuolo, più che altro i tifosi del Genoa forse un po' sanno com'è caratterialmente, perché lo vedono ogni domenica eccetera. Noi non abbiamo questa possibilità, io sinceramente poi non l'ho mai visto giocare, è un po' così. E niente, sperando che comunque questa cosa non intoppi comunque nel modo negativo nel percorso del Sassuolo, visto che c'è l'ultima giornata, come vi ho già detto, è quella più importante di tutte, e vedremo. E fino alla fine, forse Sassuolo, questa era la mia opinione. E ci vediamo al prossimo video. E se avete un'opinione diversa dalla mia, oppure volete scrivere qualcosa, comunque,
potete farlo qui sotto nei commenti. Ciao!